Non so che se mi avete cucito. Della prima visita ginecologica. Bello. Ah, bene. A lei, buona serata. Ma Non so. certa gente, io non Io so Corvo, come mai ti ha la patente. sento. E non so Mi io. senti? Oh, stai zitto. Tipo, Robby, pensaci Tai, te. grazie mille, Tai. 40 Cosa che euro e senti? po' po' po'. Questo volevo dire, Moro. E-sports. Ma guarda, ma ti Corvo, sento in dai. Corvo, mutati. Anche tu voglio bene, sto cercando Robby. di entrare. Chi è? Beh, Pia, grazie mille. Allora, amici, senti innanzitutto allora, Robby. prendo tutte le banane e le cose che Certo, trovo, perché sono anch'io a te, il Robby. mozzo per eccellenza, amici, lo sapete. Qui da tutti vuole bene, Robby, non vale così, però. Ma Robby a me vuole più Perché? bene, ma solo perché siamo di Monza. Robby, non so se te l'hanno detto, ma oggi è il Ah! compleanno. Robby, Sì, oggi Corvo Corvo, fa 16 mesi. Oggi Corvo fa il doppio della voce. Aspetta, ok, sono entrato, come faccio? Fai ESC. Impostazioni. Audio forse. Audio forse. Premi per parlare e mettilo attivo, per l'amor di Dio. Devo parlare attivo. Oh, fatto. Ah, che piacere, Corvo, sentirti solo una volta. Grazie, Robby. Che potenza di tuoni che c'è di là. Allora, sono Ciao, qua. Corvo. Ciao. Oh, che deficiente testa di cazzo. Mai più, Ti licenzio Pagliacci. Da questa nave? Brutti Corvo. Coglioni, imbecilli. Ma che tuoni? Senti come Parlo con due tuona. carti, ma facciamo dopo quello. Va bene. Ma intanto bevo un Ma po'. vai storto poi. Allora, io sono partito, Dove Io sei? anche. È in nave, sono già partito. Piri, piri, Non puoi partire, qua non mi ha Zompo, zompo, zompo. Che Corvo deve dare l'ordine di partire qua? Non me ne frega un cazzo. Ma Corvo, il boccia deve Ma dare sono il l'ordine di boccia. partire. Ma tu non capisci un cazzo, Dove è il eh? boccia? Ma il boccia è quindi uno novellino? È il Grazie, novellino il Cornello. boccia. Grazie, Allora, pezzi la nave di ha cambiato ceramica. colore piano piano. Mentre mi avvicinavo. Ma vedo Pulisce il buio ponte. però. Corvo pulisce il ponte, fa quello che Ma sono diciamo io noi, il perché mozzo. devi Dimmi imparare. Insomma, come cose belle della barca. Ho messo quella della storia. Davanti c'ho lo squalo. Questo spirone. No, c'è un quello. Fatemi prendere un altro paio di cose. Tieni, io intanto mangio questi, Corvo. Che fa bene cose. alla ah, salute. Che golosità. Porca miseria, chi è visto? Che schifo? Grazie. Ugo Sparozzi che dice e Ma sono sei come le zampe Aspetta degli che ti devo arachidi. dire una Le. cosa. Non è un no. Una banana, Corvo. Grazie. Grano. Adesso ti ringrazio, grazie. Ah, se vuoi ne un altro uguale. Aia, ma cosa hai detto che te lo meni? Ma che si buttate in acqua l'imbecille? Mi butto in faccia e mi do. Hai ragione. Allora, cosa facciamo oggi? Andiamo all'avventura così senza aver premura? Abbiamo un'isola. Ma cortesia! Ma non siamo ancora partiti già al mal di mare. Soffro un po' la nave. Fatemi aprire la ferma. Il movimento no, vada. Mi piace molto il seno delle donne a me. Abbiamo già un'isola da esplorare, vediamo. Finito? Posto, posto. Ok, prendo le palle, che mi piace. No, che missione abbiamo? Missione. Abbiamo già una missione, Esprit. È un missione di come merda, sembra. Ma sono 6 barili in quella missione di merda. Va bene, Andiamola andiamo fare. Allora. Sto Vai. Cercando. Ho preso un po' di Cosa roba. Cosa cercare? È l'isola, quella che premi la E e vedi la isola, no? Non la vedo, aspetta. Ok, eccola qua. Questa Corvo. L'ho vista. È questa. Quindi dobbiamo vedere cose del persone. Dobbiamo andare a Siud. Ok. Fate voi, io mi adeguo. Studiamoci. Ma Marco, tu sei lo streamer. E io faccio Quindi, il mozzo cortesia... da streamer, mi spiace. Ma che streami il mozzo? Io non le guardo le mappe, mi perdo. Le guardi Ambicille. Tu le mappe. Le guardi tu. Allora lavora. Io lavoro, certo. Fammi lavorare, guarda che lavoro. Che bello che piove, ancora la pioggia, davvero vera. Ma che cazzo, sei scemo? Camera mia la voglio. Costante poi, Marco, tu cosa fai di davanti? Vale. Cosa fa? Sbagliato. Oh, allora! Questa. Ma finché la nave non è in pericolo, io devo... Fate voi bravi con queste tende che si chiamano vele. Bravissimo. Vai Morelli, gira! Vai Moro, prego. Ah, passiamo in metà tempesta, ottimo, ottimo. Ma, sì, ma tanto non trovo. Ma ragazzi, ci avete giusto. messo la barca, tanto, cosa sperate di trovare? Poveri no, illusi. Moriamo, tempesta. Poveri illusi. Fammi suonare una canzone per il Corvo. Tanti auguri a te, Grazie. Perché oggi fai 420 anni. Tu sei Corvo Fabrizio. E io ti canto questa canzone. Tu sei Fabrizio. Madonna. Un ragazzo era un tuono?
Sì. Un fulmine, sì, un tono è caccato male, ma si è rotto qualcosa. Ah, bestia, come gira duro questo volante! Moro, vedrai che sei più duro del volante. La canzone ci fa andare bene. Vai, faccio anch'io col tamburello. Ma che bravo! Mio papà mi ha chiamato! Pronto, papà! Ma sento cadere dell'acqua, ma non la vedo. Potete andare a riparare. Ah, di sotto l'ho spaccato. Niente, tutto qua. Mi ha messo giù, ragazzi. Mio papà mi ha messo giù. Penso, io ci penso. Ma questo è il cibo, non me ne frega niente. Non ero neanche mutato, frega niente. Adesso corvo. Corvo, c'è di più. Avete riparato? Vado io che mi ha chiamato mio papà al telefono, non potevo. C'è un buco! Faccio io, ragazzi, tranquillamente. Ma qualcuno mi vede se siamo abbozzati all'isola? Corvo, puoi controllare? Vado a vedere dove cazzo è la mappa, di qua. Con una secchiata abbiamo preso tutto. Sì, vai destra, destra. Vado un po' a destra o sì. Tutto a destra? No, vai un po' a destra e ti trovi di fronte. Ma che mare mosso che c'è non oggi. Non trovo niente che non sì, vedo. Voitilla, 100 bits ha fatto. Grazie. Papa. Marco, mi puoi dire come siamo messi? C'è la terra davanti a noi. No, davanti a noi non c'è proprio niente destra per adesso. Destra ancora, Moro, destra ancora. Cazzo, ancora. Ma guarda che difficile. Corvo, sai dove dovresti andare? Sulla punta in alto. Vicino, prendi, eh. Adesso volevo vedere... Gira, ci stiamo per sbattere con la punta, Marco, praticamente, vedi? Dalla mappa. Aspetta, Esprit, che devo... Ho detto così. Ah, ma è questa qui davanti? Ma basta! Anzi, continua un po' a destra, praticamente, continua. Ma qua c'è ancora dell'acqua, per forza, c'è un buco. Continua con destra, continua a destra, continua. Inks, sono molto contento che ti è venuta voglia guardandoci. Adesso addrizza, Morelli, addrizza, vai. Lo riporteremo GTA, comunque, con altri CL Engine. Che ben potessero potenti che sono scoglio non l'ho visto. Allora sei uno strunzo. Guarda che è difficile girare con questa tempesta, eh. Adesso dritto. Come l'ancora? È dura girare, Esprit. Ci penso io. Ditemi, ci sono ancora anch'io. Vai! Lascia, corvo! Ok. Bella, benissimo comunque. Ah, merda, Stiva! La prendo io, Stiva, quello dei rover. Lo vado a riparare. Ma ste paneschi. Amici, quanti buchi! Marco, miseria, fortuna sono il miglior mozzo del server. Di quei due? No, loro sono diversi. Non ci sono altri buchi. Ma allora mentiva questo bastardo. No, ne ho fatti due, l'ho tappato io, uno l'avete tappato voi, apposta. Un deficiente, Marco. Ma perché? Cretino. Scusa. Deficiente. Bastardi. Bastardi. Ma cos'è che lavoro lì? Fammi vedere. Vai, se riesco a spionare. Allora, adesso... Corvo, io lo so che tu non sai fare niente. Sono degli scheletri, li prendo. Devi prendere in mano la mappa. C'è un tesoro lì. Cercare i tesori. Allora, uno è là. Bravo, scavi. Adesso sto arrivando. Là. Adesso Corvo. L'avete preso voi in acqua? Ne sa più di noi. È già meglio di Marco. Ma figurati a prendere la roba. Guarda, uno è qua. Ci vuole poco essere più bravo di me. Eccolo qua. Alla vostra. Cin. C'è una roba in mare! Chi è che mi sparano? Che pezzo di merda! C'è una roba in mare che luccica, vado io! Fallo a prendere, Marco! Qui dove il mare luccica e tira forte il pene. Come? Ma c'è un sacco di scheletri! Ma chi se ne frega, morissero! Ti segue! Ancora? Quante volte devono morire, poverino? Era qua in acqua, tipo, però, eh! A corna, ti cago in gola! Ma che schifo, Moro. Ma quanto è sottoterra? Quanto sottosiere? Volgare oggi, Moro. Faccio i gargarismi con le feci. Ma a che porno. Schifo. Non era qua sotto, tipo? Oh. Forse mo zozzognato? Vuoi dire Marco, che mo zozzognato? Ma così fatto. Non c'era una cosa che luccicava qua, amici? Cavolo, scavo. Ma dove cazzo scavi, Esper? Sei pirla? Che qui è? Me lo sono sognato, qua. Ragazzi. E qui. Ah, era uno scheletro, era il cecchino. Vieni a difendere, okay, per cortesia. Scusate, non è possibile. Faccio un piccolo lavoro allora. E quattro li abbiamo già trovati. Questo è quattro, lo sono io. Sono miei fuori. Dove li avete messi? Ma scusa, era questo il quarto. Fatemi farlo vedere. Questo, prima di te l'ho preso quello. Dove li avete messi? Ma questo qui lo sto amici? Scavando. È dietro nella cabina del capitano. Prima di te. Ma quale? Cioè, è difficile capire, Morelli. Guardate che manovre che faccio. Cosa? Ragazzi. Allora. Ma io ho guardato la mappa, ce n'era rimasto solo uno che era questo. Cosa ho fatto? Ah, l'avevi già scavato da prima, ma allora c'è uno strunzo. T'ho detto. E perché l'hai lasciato lì? Scusami. È perché c'erano gli scheletri.
Ma che stronzo, guarda, mi deve confondere. Amici, arrivo con la scialuppa. Ma chi se ne frega della scialuppa, Marco? Ma non serve mai un cazzo. Dai, Moro, ormai sono qua. Vado a togliere un po' d'acqua perché abbiamo i piedi bagnati. Voilà, sì, va là, vedi. Ah, ma sto andando a casa. Marco, ma non avevi trovato niente? No, era uno scheletro cecchino, mi hanno detto. Ma si spostano i cobra da quando? Ma come si spostano? L'ho visto muoversi. La lascio lì la scialuppa, non ci serve. Rafscan, grazie mille. Non ho i barili. Sono dentro Moro, sono dentro Moro. Un piacere, Corvo. Allora, abbiamo trovato gli squali normali non ci sono più. Ogni tanto, se gli capita. Ma guarda te. Quindi cosa facciamo ora? Andiamo a consegnare, certo, no? Fatto... Voglio arpionare la scialuppa, ci provo, ragazzi. Dov'è? Dov'è l'arpione già? Cercando delle cose in barili, non c'è niente. Credo di no, amici. Ah no, l'ho presa! Boh, adesso riusciamo a portarla via. Ma magari con la scialuppa posso nuotare da un'altra parte, vi traino. Aspetta Marco, facciamo così. Vuoi provare ad andarci bravo, sopra? Marco, bravo. Moro, una tempesta hai scatenato tuffando. Uno scherzo, Moro, sono uno scherzo. Sta prendendo per il culo per il suo Marco, guarda. Certo. Cosa guardi, Corvo? Cosa aspetta, guardi? Ho sbagliato. Tosa. Si è staccata. Ripuntami. Giù. Prendi la barca. Ma perché l'avete staccata? Era già presa. No, più giù. No, più giù. Ok, più leggermente più sopra. Mi fermo, ma non volete, sei fermo. No, è troppo, ma allora. Non è possibile. Ma allora, Sono le onde, ci sono. A posto. Okay. Allora, adesso... Boh, tiriamo sulla l'ancora. No, datemi un attimo. No, vai, troppo tardi. Sì, adesso mi arpionate anche con l'altra, Tanto tirate okay. Sull'ancora, quindi la stiamo tirando sull'ancora. Marco, fermo così. Vai. Mobile. Anzi, giro. Auguri, tu guarda. Grazie bellissimi della chat che mi fate gli auguri. Corvo, aspetta, prendo io, guarda che sono un giocatore di basket. È scollegato là. Bravo, bravo. Io l'ho preso. Come si è scollegato? Non credo si possa fare con tutte e due, Moro. Come no? Oh! Ti giuro, che sei fatto? Da strano. Vai, vitraino! Moro! Trainaci, Morelli! Si è staccato! Amici! Ti recupero, Moro! Amici! Non saltare! Amici! Somaro, non saltare! Che fatica! Porca vacca! Recuperami, Marco! E sei troppo lontano! Ma per forza! Ma scusa, non avete dove dobbiamo andare, amici? Vado al timone! Moro, no! Più a destra, ragazzi! Girate più a destra! O non recupero Moro, sì! Marco, salvami la vita! Marco, for cortesy, Certo, Moro! Marco! Marco! Ti ho preso con la barca! Sei salito, Moro? Dove porca miseria, porta! Senti, dove dobbiamo andare? Dove tempesta di acqua, anche. Andiamo nell'isola, quella lì davanti. Vai, sono una bella canzone. Sono io il capitano, vado a capitare. La Laguna of Whisper. Esprit, come ti permetti? Qui ti ho messo subito la nave, se no. Ma chi è il tuo capitano? Ma qua c'è dell'acqua! Ma che dici? Indeficiente! Indeficiente! Vai, vai sulla passerella, subito! Deficiente? Sulla passerella, Esprit! Sulla passerella, Esprit, veloce! Dopo! Come? Vai, mettiamo in prigione Esprit, per cortesia! Ma sei scemo? Come si permette? Ma lo sentite? Sai cosa possiamo fare? Lo chiudiamo in prigione, tutti ci ubriachiamo e gli vomitiamo addosso! È il Magalodonte, non ti preoccupare! Tanto come? Lo voglio pinzare! Lo voglio pinzare! Dove sei, Megalodonte? No, no, adesso tiriamo sulle vele. Lo voglio sparare. Arriva. Vieni da noi. Vogliamo gli Morelli, vai. No, no, tiriamo sulle vele e ci facciamo trainare. Aspetta, devo prendere il cecchino. Dove fammelo sono le pinzare. Armi? Va dall'altra parte, Lo faccio innervosire. Vieni di qua, amico mio. Arostai. Ma che è possibile? Ma l'ho preso. Mi stanno sparando, per caso. Scusami. Caga. Ma... Non caga? Cosa c'è? A parte che ero convinto di averlo pinzato io, Marco, non ci hai preso. Ma non è possibile, ragazzi. Ah, perché è scappato, siamo vicini all'isola. Ah, ma che stronzi. Ma che allora andiamo vicini all'isola, aspetta. Ma il Megalodon? Turnica a destra, cap time. Ci sparano. Ma chi se ne frega se ci sparano. Basta. Che forse c'è una bella giornata adesso. Adesso, Marco, possiamo cantare. Voglio vedere dove è il megalodonte. È andato via.
Marco ha visto che c'eri tu sulla nave, ho merda, ho sbagliato, non ti riesco a miseria. Morelli, la drizza! Moro, girami per favore i pesti. Ecco, mi sembrava strano che Marco lo incontrasse. Ma tanta, ma vado a riparare. Hanno colpito, sembrerebbe. Però mi sa da... O se vuoi andrei a controllare. Ti vado a riparare. Sono il miglior mozzo del 2017, 2018-2019. Io la rido indietro adesso. Io la quella racchetta da tennis. Non ho la palla, quindi non gli do niente. Va bene, allora riparo di nuovo. Ma magari tiriamo giù? No, non c'è bisogno, non c'è bisogno, vai tranqui. Vai! Siamo con le vele tirate su. Ma non tirare su, Esprit, scemo! Siamo qua, dobbiamo fermarci. No, siamo già fermi. Amici, io scendo e prendo dei nuovi materiali. Molla che è meglio. Adesso si ferma, non ti preoccupare. Vado a prendere dei nuovi materiali. Mozzo, il vento. Dov'è? Nel tuo microfono. Ah, scusa. Esatto. Grazie ancora tanto per gli auguri, amici. Guarda, ti canto di nuovo tanti auguri. Ok, bene. Sì. Adesso devo prendere le non posso sempre. Guarda che siamo giunti in quest'isola, cosa facciamo? Saccheggiamo, magari cerchiamo se c'è una missione, magari. Se c'è magari una missione. Anche forse in giro. Chi lo tende, intendevi, Moro? Guarda, qui c'è un signore, adesso qua ci c'è parlo. Un porcellino, lo uccido. E ci penso adesso proprio. Salve, Frank 5 cazzi. Daltarello! Porto quello che ho trovato nella barca e ne vado a prendere ancora. Forza Duzzo! Ho ucciso un maialino. Ma dai! Sento... Buongiorno, buongiorno. Allora, metto le tegole della visione nel pene. Okay. Altro scheletro. Miseriaccia, guarda. Buongiorno. Buonasera, corvo, buonanotte. Buonasera. Il cocco me lo tengo perché cocco è bello. Allora, vediamo, andiamo su. C'è un sacco di cibo qua, ma scusa. Un sacco di cibo! C'è un sacco di cibo! Lo vuoto. C'è già da mangiare. Vieno qua. E un Moro, ti metto il capezzolo sotto vuoto, arrivo. Morelli! Qua c'è tanto... Un regalo per il capitano. Un regalo per il capitano. Una donna? Ma che bello! Cortesia. Ah! Che cos'era? Sì, Esprit. Non capisco. Esatto, Marco, vieni qui con me. Sì, ma no, questo è corvo, niente. Ecco qui. No, posso spararti? Che botta! Faccio metà vita, stronzi. Noi non ci siamo più. Hai ricevuto una chiamata quando... Ma non è vero, ho risposto, mio papà mi ha messo giù. Bugiarda la team. Ciao Moro. Come cambio frutto? Tab. Ah, ok. La cocco. Déjà vu. Marco, aspettiamo. Aspettiamo, sì. D'altronde si sa chi aspetta in compagnia non è figlio di... Mia zia. Ahia. Grazie Rick. Rick 98, grazie mille per i tuoi 7 mesi di sub con le CR7. Tieni un pugno. Ci muore Frank 5 dita. Cosa mi dice? Non abbiamo trovato una minchia, non abbiamo trovato? Ma non è possibile, quella l'avevo trovata io. Adesso vado a vedere io. A caso andrò a missione. Cos'è che fa casino? Sono le onde? Sì. Onda più profonda. E dal fondo del mare ti puzzo il culo. Dai, ma è ancora notte! Marco, ma la notte è così bella! Ma che atmosfera! Atmosfera! E basta! L'atmosfera! Ma che cosa voleva sto... Cioè, l'utilità di sto Frank 5 peni? Niente, corvo. E lore. Ho trovato una cassa, forziere del naufrago! Ma che buco del culo, dai! Possiamo essere gli unici bastardi che c'erano con... Sentiamo le monete dentro! Che moneta? Claudio, vedo amore. Quanto ti sei buttato giù? Ho acceso il barile sott'acqua. No, Axe, figurati. Non avevano aggiunto i pet? Moro, no, che c'è il forziere! Abbi pazienza, Moro!
C'è un gentaglia qua. Mi fanno difendere di Marco. Ma noia, Moro, Fiorella. Ma che ci sfonda la barca adesso, ma porca miseria, lo sapevo. E ha rotto tutto, ha rotto, guarda. Ma dai. Tutta la fiancata scasciata. Porca miseria, Espre, ma si può lavorare in questo modo? Ma che pirati dobbiamo essere, eh? Scarso bassetto. Ma non è vero, non l'avrei mai fatto, Espre. Espre, sei veramente un pilota di gomma pasta, comunque. Ma che cacchio stai dicendo? C'è uno scheletro fatto di gomma. Pasta. Ah, ma Espre, io non è possibile. Io non trovo ogni niente. Ogni volta trovo i barili e me li mettono in culo. Non è possibile. Sarà un motivo. Io voglio prendere qualche duno. Ah, ma gli faccio danno? Sì, un pochino. Sì. Quindi abbiamo razziato quest'isola. Arrivo, sì, giungo. Abbiamo preso un cacchio. Che partiamo senza corvo, facciamogli gli scherzi. Oh, dai. Marco, l'ho distrutto, ragazzi. A guarda il corvo. Ma è veramente buio, io non vedo niente. No. No, che terribile uomo. No, nessuno. Entrano per sparare. Ed è appena anche lo scheletro. Avete visto che l'ho ucciso col rampione? Con l'ampione. Col rampione? Cos'è il rampione? Guarda, Esprit, prendimi al volo. Marco, cosa vuol dire col rampione? Te lo dico. Andiamo a est. Andiamo, guido io. Chi è Guido? Ho ucciso Corvo. Vai, andiamo a est, Marco. Ho ucciso io col cecchino. Siamo. È vero, Corvo. Guarda che su Corvo, che bello. Wow. La Questa ora. Guarda che manovra, reale. Vabbè, barricello. Piano piano, eh. Abbassate le vele, magari, se no non ci muoviamo. Grazie. Io faccio un ecco, Marco. Capitano dei miei coglioni. Ma sei tu il capitano? Ah, scusa. Allora, bravissimo. Io sono il miglior ecco, mozzo della terra. Un buchetto, eh? Eh? È corvo. Ma che corvo? No. Ancora una chiesa. Corvo è il capoccia lì, come si chiama? Non è Marco. Boccia, non è corvo il boccia, Il boccia. Ma chi è? Marco, sono il mozzo. Ma cosa? Ah. Ma ti sei visto in faccia? Mi pare un pomodoro, purtroppo. Ma ancora il megalodon. Sì, lo voglio. Lascio la guida. Andiamo sulle vele, fermiamoci. Lo voglio puntare. Dove sei? Eccolo. Tirate sulle vele. L'ho pinzato. Eh no, ma non mi ha tirato via però. Ma deve essere davanti. Wyatt, se te ne vai, ti tengo qua. Dov'è? Non lo vedo. Non lo vedi. È un bastardo, me l'ha detto. Guarda. Ha un po' di cambio di imbarazzo. Non lo riesco a prendere. Mo ci penso io, ci penso. L'ho preso! Ah, ma ecco! Anche io! Bucco di culo, andiamo a riparare, perca puttana. Ha fatto due buchi, È andata bene. Non mi mangia le gambine? Non ho vita. Aspetta, manda, non vedo niente, dove sono? A me sembra l'acqua stia salendo. Vado a riparare. Moro, ma che dici? Magari mi sono sbagliato. Mi pare proprio di sì. No, la carne, no. Ah, c'è giustamente lui che nuota fuori. Mangia un po' di seno. Ma io vado a prendere due palle di cannone e le vado a prendere, magari. Ma non ci arrivo. Ora vuoi dare io mossa? Ego. Cosa vuol dire? Non lo so. Perché mai? Ho preso! Vorrei capire, infatti. Che sono venuto a seguito. Ah, perché sono il boccia, quindi Dario mossa. Ah, no. Dario boccia. Mi accendo la luce che non si vede niente. Ma è difficile vedere la sigla adesso. Ma non vedo una fava, ah, l'ho scusami. Preso. Oh, megalodonte! È dall'altra parte. Megalodonte! Aspetta che adesso gli sparo negli occhi. Megalodonte! Lo afferro, ragazzi, ce l'ho! Ma è ce troppo... l'ho, comandante! Ma stai onde questa non nave è inclinata al culo, L'ho preso! Vai! Arriva! Aiuto! Possiamo parlarne? Bestia Lido! Sono morto! Io no, ma vado a riparare, per cortesia! Dentro la bocca proprio ho sparato! Ora l'acqua c'è, amici cari. Un attimo che risalgo nella barca. Attimo che sono con Captain Edmondo e il signor Otto von Driz. Bravo. E schiava così quei due che sono morti. Salutami caramente. Otto von Driz è un bambino piccolissimo. Mi spiace per lui. Ma vabbè, crescerà, come mi dispiace. Non ho le munizioni. Di cosa? Non c'è chi. Ma prendi le cannonate, che questo gli spacco la faccia.
Dai che ci dà un bel tesoro, è fatto tipo gomma piuma. Ah, sono caduto giù. No, mi serve un pomi d'oro. Un paio di pomi. Sto arrivando. Ah, che bello luce c'è adesso. Prendo un po' di queste, un po' di. Ho finito le palle di cacca. Vado a prendercelo. Ne ho prese tre io, vediamo se riesco a confonderlo. Il cecchino che mi spacco la faccia. Carico la palla. Ce l'ho. Ce l'ho. Ce l'ho. Colpito, ci ho messo un po'. Colpito otra vez. Io me ne vado, arrivederci. L'orpionato. Ah, che botta, sono finito giù di nuovo. Che ciccione che sei. Ho cavalcato, saliamo nella nave. Che grasso. Affonda, che ce l'hanno mozzicata tutta. Ma io, nessun problema. Ma Esprit, che gentilezza. Ho veramente pochi HP, amici. Anch'io. Fammi mangiare un paio di pomidori. Tutto fuori d'acqua, semplicemente, adesso. E dai. Che ho sparato? Non lo colpito. Cazzo che spara, scusami. Ho colpito. Stia fermo, ombriaco. Ho colpito di nuovo. Via, in nome della legge. Niente, ho finito tutto, aspetta. Dai! In nome della legge. Non so, no? Noi siamo la... No, noi la infrangiamo, è vero. Sì, noi la infanghiamo. Sì, sì, basta, diciamo basta, che schifo. Ha fatto le cose. Ma che dice, che dice. Mangio un bel cocco, cocco bello, cocco profumoso. Ho accelerato, Sono questo mancato. Sta per attaccare, sta. Ma che attacca? L'imbecille. Mi attacco no, io a lui. Appiccicato, che paura, no. Mi attacco io a lui. Vai, cretino. Non mi sono attaccato, era uno scherzo dei piedi. Azzo, sparatelo nella musa. Ho sparato nella bocca. Capperi. Dai, ma infatti non ho capito come abbiamo fatto a mancarlo. È perché c'è stato lui. Amici, per favore, non mi lasciate con lui. Aspetta, devo tappare con legno, non con la frutta. Fermi, non mi lasciate con lui. La frutta, amici, sono lontano. Oh, stai zitto, deficiente. Siamo fermi, che cacchio vuoi. Ma come siete fermi? Quanto andate là la barca, però? Dov'è? Perché dove sei tu? Ma non lo so, siete andati avantissimo. Perché ci ha spinto. Ma quanto ci ha messo? Quanto scoppio ritardato la barca dopo la botta? Ma di là, non ci arrivo. Lo sento che attacca, ragazzi. Non è vero. Lo sento alitare. Ma adesso mi vendico. Che palle. Spostati, panzone. Ho finito le palle. Preso. Che palle, le palle. Previsione. Ormai previsione, quasi preso. Deceduto, Ma qua c'è dell'acqua. Stavolta lo pinzo, ragazzi. È vero che Lucocco sei tu, Lucocco. Sei tu, Lucocco. Sei. Preso. Tira una secchiata d'acqua. Questo muore, mi ammazza adesso. Vado a riparare. Vado io. Sono defunto. No. Che mi sgranocchia. Eccomi qua. Ma c'è almeno un frutto di ciascun tipo. Sto achievement. Bravo Esper, guarda che è un uomo modello, Quasi uomo vorrei regalarti modello. Mia sorella. È deficiente. È deficiente, deficiente. Vai là. Dov'è il tuo davanti. Dito? Io sono a sinistra. Devo riparare mangiando, là. Ovvero devo mangiare, ho sbagliato a dire. Esper, davanti non c'è un cazzo di nessuno. Vedi la pinna, vedi la pinna lì. Ma imbecille, quello era tutta dietro. Arrivo, ascolta. Giungo. Preso. Morì un cane? Dov'è? È preso, è morto. Si attacca. È morto. Vado a prendere i tesori. Che figura, ho sbagliato il timing della spada. Lo squalo. C'è uno squalo normale, Esprit. Da quanto tempo che non li vedevo? Abbiamo ucciso il loro cugino. Dov'è? Ma se scendiamo tutti, poi si affonda le cose, no? Tutto qua. No, mi affondo. Ma sì, Orvo, sei il boccia, giustamente. Esatto. Non ho preso le munizioni, è stato un errore. Grazie Vicolis o Vicolis. Vicolis, credo. Un sacco di casino comunque. Se io mi giro, non c'è nessuno. È aggressivissimo questo. Allora, qua, forse sta arrivando uno squalo. Potrebbe star arrivando. Sì, gli spariamo. È arrivato. Guarda. Sta arrivando. Lo squalo. Ok. Dammi la carne. Le cose, quattro cose sono. Cinque. Questa è la carne. Sei cose. Quante cose? Ah, un po' di cibo, Dov'è? Ah, giusto la carne. C'è la cassa, ma che ha mangiato? Una cassa si è mangiato. Questo è un ingordo, profondo. Quindi sono queste due cose. Che schifezza. Prendete tutto. Dei miei coglioni. È veramente inquietante era quella situazione, sì. Adesso quello cucina la carne del
Adesso. Intanto mi cucino un maiale. No, non c'ho più 27 maiale, mesi che ho sbagliato il nome. Ma sì, c'ho ancora. Non è Vicolis, è Vicolis. Ho avuto un già accento. Infatti. C'è scritto cucina maiale, ho detto cucina male. Vabbè, anche probabilmente siamo i pirati. Allora, io voglio farmi un pezzettino di squalo adesso. Ma te fottiti. Ah, ho preso tutto io lo squalo. No, ho preso quello che ho ucciso, ma ho preso io un pezzettino. Ma io c'ho il megalodonte. Ma il megalodonte mangiatelo tu, che è dannoso. Guarda qua, mi faccio una bella fettina di carne. Oh, espostati, Corvo! Oh, espostati! Oh, Corvo, stiamo aspettando! Oh, Corvo, sbrigati! Che un porco ci mette un po'. Come si fa a cambiare cibo? È spesso! Fagli un po', dai, mi ha cucinato, faccio. Allora, dovevamo andare in quell'isola lì. È tutta dietro adesso. Che palle! Ah, ma non mi viene fame sentire friggere così? Ho appena mangiato. È radioattivo, no. Se ci metti quella lampadella. Oh, è buono, è abbastanza dorato, Corvo. Ah, sì? Sì, sì, va bene così. Prendi. Prendo. Magna pure. Oh, ma sono sazio adesso, lo tengo per dopo. Bel pomidoro. Ma noi lo mandiamo? A est. A est? Perché a est? Perché c'è un'isola grossa. Esatto, erano i parenti dello squalone. Scusate, devo fare un piccolo... Top Morelli. Sì, ho 630 di ping. Siamo di puntato isola, vai un po' a sinistra. Morelli, mi ascolta. Chi sta guidando? Allora, giù le vele. Giù le vele. Io sto cucinando, ragazzi. Io sto pescando, non rompete le basi. Vai, segna attenzione, resta a sinistra. Allora. Un pochettino di sotto. Che c'è? Che vuoi? Ma non abboccano. Dai, bello dorato, bello dorato. Sì, sta boccando. Può andare credo. Bene così, è abbastanza dorato. Sì, sì. Sprit! Oh! Allora, il mio equipaggio, Sprit. Tanto ce l'ho comunque, per chiuderlo in cella. Anche se vado in prigione ce l'ho io. Divertiti, all'inferno. Insomma, ma no, ho mangiato lo squalo. Marco, è nella padella adesso. Non voglio più saperne niente. Un barile. Aspetta, devo prenderci una scialuppa. Marco, non ci ho preso. Ma è la nostra di prima quella, Marco. Ah, scusami. Davvero? Sì. Oh, ma le vele sono giù. Che una scialuppa comunque. Quando dobbiamo frenare? Marco. Una non è giù. E tirala giù. Adesso è giù. E mettete le vele a favore. A favore di favori. Per favore. Quello cos'è? Ah, ma state pescando. Dopo che pesca. Io sto cercando, ma sto pesce. Oh, che rompicoglioni. Girate a sinistra le vele, che andiamo come un treno. Però siamo una barca, quindi molto veloci. E quindi. Marco. Fischiamo. E fermati, tieni sto coso. Grazie, posso mettere. Sembra un anus, sembra. Non posso prendere. Allora, sembra un anus. Ah, che buono. L'anus. Che sapore, ne mangio un altro pezzo. Ma le vele, a favore di vento. Ma l'ho già messa la mia, ma qua nessuno mi aiuta. Nessuno mi dà una mano. Ma mi faccia il favore. Sono il mozzo, il mozzo migliore del mondo e poi non fa. Ma io sono addetto agli squalli. E chi l'ha detto? Addetto ai gazzi, sei. Vabbè, il mese del Pride. Forse sarà addetto anche a quello. A proposito del Pride, mi hai fatto venire in mente che c'è l'Amazon Pride. L'Amazon Pride? No, però c'è, c'è il Prime Music. Sprit, somaro? Per chi volesse c'è il Prime Music. Quindi mi sa che non ci prendiamo neanche una fava noi. Però... Oh! Scusa! Era per avvisarvi che c'è la terra. Prime Music per 99 centesimi per 4 mesi. Se volete. Un'offerta ficcante. Viva! Perché a noi piace ficcare. Ficcare, ficcare ma di brutto. Bombare, bombare ma fantasticamente. È l'ancora però. L'ancora. Qualcuno che mi aiuta con l'ancora. E vabbè, dai. E allora, io sono a riparare. Fatevi i cazzi vostri. Ma io sto facendo tutto io, sto facendo tutto io. Tutto io sto facendo. Mi sembra che hai fatto tutto, Marco. E poi sono finite anche le robe per riparare, dobbiamo prenderne altre. E finite, Marco, che ne sai tu della musica. Sprit, l'ancora.
Che cazzo, buongiorno. Guardate, dormono, io poi sono io. Guarda, caduto l'acqua, è un pericolo di vita. Ma tu sei caduto l'acqua, è un pericolo di minchia. Dove sono i fori imperiali? Fammi andare a recuperare che non abbiamo più tegole per riparare. Che testata. Di cazzo, soprattutto. Forse ho fatto un errore. Ho fatto un errore, lo sapevo. Sono incastrato tra le botti. Ma questo qui chi è? Ah, è Marco quello. Ma fanculo, non si vede il nome, perché? Bel cocco, non so bello, cosazio. Porvo, scendi, dai che cerchiamo le cose. Ho trovato una missione. Bravo, ma Marco. Hai vinto una missione. Vedere una missione di cacciagione, potremmo andare a farla. Dove cacciamo? Degli scheletri, che cazzo vuoi cacciare? Il Bad Penny Coppins. Eh? Il cacchio non sta. Ma lei è famiglia, non so. È famiglia. Veramente una volgarità hai detto, scusa. Ma si chiama? Hai detto Pedicopter. Si chiama Captain Bad Penny Coppins. Pedicopter, l'ha ridetto, l'ha ridetto. Questo schifoso. Questo anche Billy Daily. Cosa vuoi? Ma non ci sono i barili di cose qua? Di cacca? Non ci va tutto quanto. Vado su. Ho trovati e sono pieni di roba. Allora, vediamo di prendere abbastanza tegole qua, amici. Aiutatemi, prendetevi, caricatevi pure voi che non ce n'è più. Io non dico niente, Marco. Io moro, Mesprit, io voglio gonfiarti di cazzotti. Ma guarda. Che maleducazione. Ehi. Tengo un barile, mamma. Marco! Ibo. Ti salvo! Ibo, okay. Che botta che ho sentito. No, no, non sono Vivinci. Ma sto trovando solo cibo io. Vivinci! 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 Marco, stai zitto. Animavo il vostro animus. Altrimenti inutile e triste. Vorrei dire, ci sono dei bagnali su quest'isola? No, però se vuoi ti posso consigliare di comprare una cassa JBL Go a 23 euro oppure un JBL Flip. Non lo so se sta ancora al prezzo in cui l'ho comprata io in realtà. Niente, qua nessuno mi dà una mano con i piccoli barili. Volete, io non sto trovando niente, sono maiale, uno scheletro. Ma non c'è il maiale. No, sto cercando. Il maiale c'è, è Esprit. Ah, ah, ah! Ma questo mi dà i pugni, oh! Che male hai riso, dovresti operarti. Pepe, grazie mille, 200 bits! Ma Pepe è il difensore? Quello della Serie A. O Simone Pepe, che non gioca più. Okay, oh, non si cuoce questo squalo. Vorrei la carne più spessa che c'è. Sono due palle. Questo, due palle? Questa è una tegola che non posso prendere, questa non la posso prendere. Allora, e Calamaro ha detto che metteranno i pets e lo shop. Complimenti a Microsoft. Ma quindi le microtransazioni anche. Sì. Che un cazzo. Sacco di polli. In un gioco dove l'unico obiettivo è fare le skin. Esatto. Mettiamo sparando le microtransazioni, dietro, poi sì, vedremo. Per adesso la notizia allora, detta così, sa di cosa stupida effettivamente. Però bisogna vedere come le faranno, perché chiaramente. Ma guarda, sparano a trenino, io sparo guarda, uno. Guarda, il Mark 99 che... Dovete essere grati della pubblicità. Perché? Che cazzo vuol dire perché? Scusa. Senza la pubblicità non conosceresti niente, Esprit. È vero. Ah, poi sono belle le pubblicità, basta con... Ah, che palle la pubblicità. Dipende, quella dei duroni mi fa un po'... Quella dei duroni mi fa ridere un sacco, che Marco. Duroni. Ma quella del Ragadil? Ma che Ragadil. Belle sono le pubblicità. Amici, abbiamo anche poche palle. Ma qua c'è una barina di controllo meglio. Io ne ho 10. È entrato io a bordo un essere rivoltante. A combattiamolo. Marco, ma sei pazzo? Sono il tuo capitale io, Ma siete sulla nave voi? No, ma chi è che ha disegnato i cazzi? Chi l'ha detto? Ero io, Moro, ho fatto uno scherzo. Lo scherzo da mozzo. Imbecille. Il mozzo da scherzo. Domanda, la palla... Testa di cazzo. La gabbia la tengo o non la tengo? Tienila, tienila, che adesso andiamo a Cannon Cove. Aspetta, io sto scusa, andando dove in dobbiamo nave. Andare? Marco, quando vuoi. A Snake Island dobbiamo andare. Ti tiro su, Corvo. Vai. No. Che frustata che tira. Marco. No, Bishop, ma dove quasi. Cazzo è Snake Island? No, anche SD. Credo di pararla, mo di Peruzzi. Stai fermo.
Tiro il comini che viene dal disco oppure per l'immobile assolutamente no. l'SSD. Questo era veramente troppo alto. Gli hard disk, ragazzi, non bisogna mai più comprarli. No. Perché? Perché non, non servono provo più. Provo con Esprit un attimo, per curiosità. Vai. Anzi, ma dai, scusa se te la metto. Tra l'altro, già che ci siete, che magari siete in tanti e vi siete da una mano, e magari ve lo spammo anche. Esprit, cosa fai? Imbecille! Salvo colpo. Eccomi. Ecco. No. Porca miseria, aspetta. Penso io qua, avanti corvo vado. Corvo, prendi in mano, corvo! Ah! Aspetta, ho sbagliato. E corvo è più... Esprit, dai. È più sottile, ecco. Eccomi. Oh. Corvo! Ma è stato Esprit, cretino deficiente! T'ho ripreso, meno male, guarda. Cretino. Vince... Dai, ci muoviamo? E beve un po' di... No, no, ma sei fatto ma non stare fermo, non fare niente? Non mi fa il link personal, amici, di questo. È l'unico modo. Perché c'è il... Oh, capitano! C'è il crucial più... Oh, e zitti! Oh! C'è il crucial più uno, che costa poco ed è un NVMe. Ma sapete qualcosa in chat? Ma che dice, che dice? Allora, tiriamo su l'ancora innanzitutto. Ah, quindi Mark è il capitano in seconda fila. Ma prendo in mano la situazione che uno dorme, quello suona. Grazie Derek The Rock. Non so se avete capito quello che ho detto. E stai zitto che si sente troppo di merda. A me non si sente così fastidioso comunque. Porca troia, lo sento doppio e altissimo. Ma altissimo no, abbassalo, cretino. Che audio c'hai? A me si sente bassissimo. Guarda, ma dove cazzo stiamo andando? Cioè no, lo sento da capire cosa dice, ma non è alto. Ma che posta! Vado a riparare. Ma non ci ha preso, sì. Sì, mi sa, sento il rumore di legno, ma forse... Abbiamo una nave davanti, amici, a sinistra. Abbiamo pochissimo per riparare, no, però. Ma non è scheletri quello. Meglio non fare. Che ne butterlo giù, ci mettiamo. Non ce la facciamo. Vogliamo andare a fare in culo? Dai. Oh. Ma non ho capito la missione che ha Morelli, qua aspetta. Siamo alla Snake Island. La Snake Island è un posto plunder. Di nord sud-est. Comunque non sono mai risposto nessuno, quindi mi sa che... L'avevo capito anche le altre 4 volte che l'avevi scritto. Morelli, madonna, sono sudato marcio. Ma di sud-est, non sud. Quindi mi sa che nessuno di voi ne sa del crucial P1. Io non so cos'è più che altro. Ho capito, siete ignoranti, chiedevo a voi. Ma certo che sono ignorante. Sono ignorante, sì. Non è che della roba. Mica ti parlo di basket, voglio vedere cosa mi dici. Ma io non ti chiedo niente di basket. E pure anch'io infatti ti ho chiesto niente. Però io non ne capisco un cazzo. Non ho preso niente. Purtroppo, corvo, vado io, vado io. Lo faccio, lo faccio. Vado a prendere un po' di materiali. Non ci arrivo più. Io invece... Canta dell'arietta. Un attimo. Cambi connessione, oh, le vele, cosa? Sei contro vento, siamo contro vento. Aspetta che prendo un po' di materiale, è tutto vuoto. Ma proprio contro, cioè, proprio in spalla. Guarda, siamo tutti sbagliati, siamo messi. Ah. Ok. Ok, siamo a sud, siamo andati, abbiamo sud-est. Due volte, due palle. Ma sono giusti, ben così. Ma perché questo gioco deve essere così buio, non ce n'è bisogno? Ma è Feveri, ma della Mi Band 4 c'era il referral. Ma a parte che la Mi Band mica era finita la situazione. Non ma si è, è sempre perché finito, è però in teoria se lo compri su Amazon, tipo adesso c'è scritto mi pare spedito in 1-2 settimane, però tipo per dire ieri era spedito in 1-2 mesi. Ah, ma sono tornati disponibili tipo ieri a una certa ora e quindi chi l'aveva ordinato gliel'ha spedito anche, no, quindi non è vero che è 1-2 settimane. Devi prendere un paio di se lo ordinate adesso probabilmente domani gli arriva il lotto nuovo e lo rispediscono, cioè lo spediscono comunque. Perché non abbiamo acceso le luci che non si vede niente su sta barca? Perché invece così con i fari c'erano gli abbaglianti, io dormo. Almeno un pelo di cacca. Io l'ho ordinata su Unieuro la Mi Band, che era uscita lì prima di dappertutto, l'ha spedita oggi, porca vacca. Per lo prima l'ordinavo su Amazon. Ah, che sudore dalla coscia che c'ho. Pi. Aspetta, prendo la ghironda.
Ah, le vele, mettiamo le vele bene. Ma chi se ne frega le vele? Siamo contro il vento, Marco. Allora, niente, a posto. Le tempistiche il panettiere non le so, però potrebbe essere anche domani. Cioè, se te lo prendi adesso su Amazon, che non è disponibile, Madonna. Se domani torna disponibile, te la spediscono. A me è arrivata la mail che è tornata disponibile di nuovo da 1 euro. Vado subito sul sito, non è disponibile, ma van troppo a ruba. Eh beh, sì, è uscita la Mi Band è il. Come dire? È uno smartwatch, una specie di smartwatch. Una specie di smartwatch, sì. Sa sottospecie. Che tecnicamente è nato per orologio da fitness, però poi hanno aggiunto anche varie cose. Conta calorie, conta passi, rileva attività. Io c'ho la comodità che vi riceve anche le notifiche del telefono. Esatto, monitora il sonno, battito cardiaco. Belli morelli, dove stiamo andando? Amici, a me suda anche l'occhio, non è possibile. Siamo un po' qua, siamo un po', andiamo proprio a destra. Quindi piango perché... Andiamo a plundere. E per 35 euro è la miglior cosa che si può fare. Dove stiamo andando? Praticamente la... Stai cagando. Ah, ok. Siamo veramente lenti. C'è una barca che non è quella dei pirati lì, mi sa, eh. Dove? E adesso ha lo schermo. Dritto a noi. Adesso te lo faccio. Mi sa che non è dei pirati quella lì. Dai, gioca. Ma quando è così lenta? È ottimo. L'unica cosa... cioè, non lo puoi paragonare a un Apple Watch da 300-400 euro, veramente. Però per 35 euro è da comprare istantaneamente. Fa il suo sporco lavoro e anche di più. Io ho avuto, io avevo la, ce l'ho ancora la prima Mi Band. Io c'ho il 3. No, la Mi Band 3 c'ho io, non la prima. Non lo so, Dresoid. Io, solo 30 euro mi sembra un po' pochetto, ma se ti scuso. Ostia, faffo, pagare di più vuol dire pagare centinaia e centinaia di euro in più per uno smartwatch. Che comunque, io lo smartwatch ce l'ho, ma Snake Island l'abbiamo passata? Dov'è questa? Siamo ancora in alto mare. Siamo lontani, eh. Più est dobbiamo andare. Devi andare tutto a sinistra. Ortacci. Mi hai girato, dai. Chi mi ha detto a me? Io... Prima, quando sono andato a proprio dest. Vai, turnica tutto. Io facendo sport e alpinismo mi sono fatto lo Sportwatch Huawei Watch GT. Ogni tanto lo metto a 140-150 in alternativa Huawei Watch 2 o Smartwatch. Ma io non li prendo. Io ce l'ho uno Smartwatch, non lo uso. Perché. La dritta. Mi sta in culo che la batteria debba durare un giorno. Non ce la posso fare. Abbiamo dritta di fronte a noi. Io adesso ho la Mi Band 3 che mi dura con tutto attivo più di una settimana. Anche col battito cardiaco? Sì, sì. A me non dura così tanto. A me durava tantissimo la 3, Corvo. Ma cioè, ci facevo sport 10 giorni. Il battito cardiaco lo lascio disattivato, sennò... Però io ci metto prese tutte le notifiche del telefono, quindi mi vibra in continuazione. Anzi, scusa, poi no, vai a ruare, che si intriga. Allora, deciditi, Esprit. La Amazfit Bip sono sempre stato lì per comprarlo, però c'è sempre sta per uscire il 2, non è vero, porca miseria, non è vero. Fammi andare sopra, voglio svoltare la mia vita. E va ancora un pochino, drizza. Ma io la Mi Band la trovo tanto, cioè secondo me è giustissima di prezzo, anche anzi è anche troppo, alla fine se la usate tanto ci sta. Io mi preparo alla ancora. Bravo. Sono lontanissimi, Esper, che mi dice di girare. Siamo tanto lenti. Andiamo sulle vele, sarebbe da mettersi in mezzo alle isole. Ma non potevamo andare, scusa, a destra? Perché mi hai fatto venire a sinistra? Dritti, eravamo. Capito, ma dopo l'avevamo posto dall'altra parte. Sono le 9:10, cosa stiamo andando a fare? Ma infatti, guarda te, andiamo all'avamposto. Cos'è quella cosa lì per terra? Sì. Piano. C'è un maiale, fermati, prendiamo il maiale. Sinistra. Ma è stupido, Esprito si fa, scusatemi, stavo andando contro l'isola, Ma c'è una roba spiriluccicosa lì. E non è che se me lo dici la barca gira, comunque. Non girava, quindi c'è più volte. Allora... Ah, bravo, c'è una missione, ce la possiamo mettere nel... Non colpirlo, insomma. Prendete il maiale, prendete. La gabbia. Non ho la gabbia. Ma dove c'è la gabbia? Dove c'è? Nathan Nemo, grazie mille, 22 come Marco? I pirati sopravvissuti al giorno d'oggi, grazie mille.
Marco? Dimmi, che c'è? Sto leggendo la donazione, che c'è? Gabbia, la gabbia che vuoi da me? È lì vicino al... Se è vicino all'arpione, mica l'ho spostata io. È vicino al primo Marco? E non c'è, io non lo so. Io te l'ho ciucciata okay, via, poi l'ho lasciata lì. Non potevi fare, Marco? Come si fa a buttare in mare dopo che l'ho prendo? E la scansi dall'arpione? Che ne so io? Magari l'ho fatto, non mi ricordo adesso. Andiamo via. Niente, bafanculo, va. Era caduta in acqua, dicono in chat. Anche perché poi ero lì che prendevo anche corvo, eccetera, non mi ricordo come. Ostia, Richard, non è vero assolutamente. Gli hanno sistemato, cioè gli hanno messo lo schermo a colori AMOLED che si vede sotto il sole. Io finalmente. Non diamo giù da bere, lasciate adesso, lasciate un po'. Basta una. Qua in mezzo, dritto adesso, moreddi. Chi è? Allora? Scusa, ho sputato a caso. Come hai sparato a una casa, criminale. Sempre Marco, faccio ogni giorno. Se la 2 non la cambi per la 3, ma se hai la 3 o la 2 la cambi. Direi che riparo. La 4. Mi è sfiorato Marco. E c'è un buco. Destra, 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 destra. Guarda che ti punto, Esprit, ti tengo sotto tiro. Potete tirarmi giù due vele, per cortesia? Sì. E abbiamo finire corvo. Dimmi. Questi lì ormai vi fanno davvero cagare davanti. Per me è bello. Comprale tu, comprale. E l'avevo. Guardate. Qua è tutto riparato. Oh, okay. Sento l'acqua, ma non c'è niente sul Marcus. Ma siamo contro ventissimo di nuovo. Non è che siamo sì. Contro vento, che siamo arenati. No, ma no, ci stiamo muovendo comunque. Lizar ha fatto la fine che è andato in Giappone per due settimane. Che fine ha fatto? Sempre, ma che domande sono? Tutto a sud, Morelli. Leggermente anche a sud. Espresso, se mi fai uscire prima dall'isola, che siamo sopra la sabbia. Ma stiamo andando, ma è con calma. Anzi, vai dritto, Morelli. Vai sud. Non si decide. Ho fatto il cammino di Santiago con il Mi Band 3, davvero fastidioso che non si vede. Che non si vede al sole. Ah, è vero, quello era un problema vero, sì. Eh sì. A me era capitato tipo al campetto così mentre giocavo a basket, che era impossibile. Poi vabbè, non è che ci guardavo sempre, anche perché mentre gioco a basket, però. Non si vede niente. Comunque. Non è che ti curi di che ore sono. No. No, ma più che altro tipo guardavo i contapassi. A me piace guardare quelle robe lì. Le calorie così. Osservo Morelli. Però boh, a me la Mi Band 3 appunto, cioè l'ho usata, adesso non la uso da un bel po' perché boh, non ho voglia di mettermi roba ai polsi che c'ho caldo, però mi sono trovato bene, durava tantissimo. Poi ti si fa la ricottina intorno al polso. Che schifo. se la tieni quando sudi, scusa. Morelli, le vele. Destra. Le vele. Ma come a destra? Gonfiati leggermente. Leggermente davanti a noi. Si gonfia la rete. E così basta. Fammi gonfiare anche l'altra rete. Nella parte di isola c'è la spiaggia. Ma io mi infilzo in mezzo, Esprit. Ed è guarda te. Non so di forzino, non possiamo. Ma farlo. Me ne infilo dentro, me li infilo. Okay. No, si gonfia anche l'altra rete, così. Siamo velocissimi. Leggermente tiro anche così. L'altra. Vai così, vai. Abbiamo troppa roba, non ci avrei mai portato tutta quanta. Ma come no? Tanto fanno schifo i pozzini neofagi, che possiamo fare? Ma Drum, l'ho appena detto, per me sono ma ci ascoltate, Esprit, non pensi a me. Ma ci stiamo ribaltando, siamo inclinati. Sì, com'è possibile? Che impennato. Vabbè, io prendo forza capitano, me ne vado. Che piega, chi siamo? Valentino Rossi? Ma oh, veramente, guarda. Prendi forza frena! Lo vedo stasera, ragazzi. Frenate! No, no. No, no. Marco, va bene, non freniamo. Buono, prendiamo i forzieri. Vai, andiamo con lui. Velocemente, mente vera. Veloce. Quando sei inclinato. Qual è? Quello voglio, quello più bello. Questo qui. Aspetta, va là, fammela tirare l'ancora. I minerali straordinari da chi dovevo dare? Nel pontile. Quello a sinistra, tenda, immagino. I forzieri si portano alla tenda. Sarà quello a sinistra, no? No, non c'è nessuno. Nel pontile, Marco. A sinistra c'è un pontile, ma non sarà quello. Ma il pontile è quello della dove ci sono i tipi. Ma cosa fare in fretta qua? Sta fare una nave. Sento, non so dove è il pontile con i tipi, sto guardando, ma non so dove. Sarà di qua. Abbiamo altra roba pontile nella nave. Marco. Ha voglia, corvo. Siamo pieni. Io salverò la barca invece. Ma che salvi? Enzo. La barca. Ho salvato la barca per un minuto. Ma quanto è andata in autostrada? Non c'è più un cacchio di bello, fa tutto cagare. Non c'è più un cacchio. Sono tre forzieri di merda.
Forziere del navigatore. A chi lo devo dare? Sempre alla tendina. Che tendina sempre? Lidl purtroppo ha deciso di intraprendere una professione da panettiere. Che buono. Con quei cappelli, guarda. Potrei aprire un negozio di cappelli dietro. Ma guarda. Un negozio di cappelli. Spero fallisca il negozio di cappelli. Finisce, Marco. Ma che schifo. Tanti soldi preoccupati in niente. Ho ben 7600, mi compro forse una benda. Oh, forse la nostra nave è andata? No, tranquillo, sono salito. Anch'io. Ma non c'è più niente. Non c'è più cazzo, cosa stiamo a fare qua? Formo, rimaniamo qui. Va bene. Ballo. Marco, io lo so che non sono riuscito. Addio, Going Merry. Ma che stai scemo di queste cose? Aspetta. Ciao, Going Merry. Ballo. Si sta impennando, Corvo. No. Corvo, è stato un onore. È stato bellissimo. E io vi ringrazio, amici miei. Come fai a stare appeso ancora lì senza scivolare? Sono Michael Jackson. Vai, Corvo. Ah, vedi. Io me lo sono magnato invece. Come si sta addormentando la barca sul fianco. Ah, che svenimento. Aspetta che ti saluto mentre affoghi, Corvo. Grazie. Ciao Fabri. Che bravo. Ma dove è finito? Eccolo. Mamma mia, che paura. Amici, noi vi ringraziamo per averci fissato. Bravo. Ho preso quei soldi che mi hai fatto oggi, quei 7000 lì. Grazie, stiamo tutti, facciamo grazie un ballo per averci guardato un booty. Noi vi lasciamo a Gatto che fa non mi ricordo. Bravo, vieni. E io stasera credo che Gatto giochi a Party del Pube, mi pare si chiamasse il gioco. Sì. Party Pube. Sì. Party Pube. Ma tra l'altro potrei fare un comando per mandare direttamente al raid senza scriverlo ogni volta. Puoi farlo, effettivamente, visto che è la casacca della Juve. Veramente. Non sei più con noi. Amici, vi lasciamo alla sua live. Andate da Gatto e gli scrivete. Auguri, Corvo. Esatto. Ciao, belli. Ciao. Ciao.